Ciao ragazze, ciao a tutti. Allora, finalmente dopo un sacco di tempo sono ritornata e sono contentissima, insomma, di riprendere a fare i miei video. E volevo ringraziare tutte le persone, insomma, coloro che stanno sul gruppo di Facebook e sanno, insomma, di questo mio allontanamento per un po' di tempo. Volevo ringraziare tutti coloro che mi hanno mandato un messaggino, che insomma si sono fatti sentire, non sto qui a fare nomi, comunque ringrazio tutti quanti. E ringrazio anche le persone che si continuano a iscrivere al mio canale, siete tantissimi, io non me l'aspettavo. E niente, sono ritornata per fare qualche video, per mostrarvi qualche creazione, non ho avuto tantissimo tempo per fare delle cose e peraltro non ho nemmeno occasione di fare nuovi acquisti perché in questo momento non è possibile. Però niente, ho fatto qualche creazioncina, tra cui un anello che però non vi mostro in questo video. È praticamente questo qui, ed è carinissimo, l'ho fatto con il cabochon che mi ha regalato Ilaria. Poi ve lo mostrerò insomma in qualche altro video insieme a degli altri anelli perché oggi mi sono tuffata praticamente tra i bottoni perché voglio fare gli anelli con i bottoni che ho visto sia su vari video su YouTube che anche su una rivista che avevo acquistato dove diceva come fare insomma questi anelli che sono molto carini, molto semplici, non ci vuole molto, quindi mi sono tuffata tra tutti i vari bottoni che avevo per poter scegliere i colori, per poter fare qualcosa di carino. Poi comunque sto ancora all'opera, quindi vi farò un video più in là. E in questo video volevo parlarvi di come riciclare delle perline, perché mi sono trovata ad utilizzare delle cose che avevo comprato all'Hobby Show e tra le quali ho acquistato anche delle Delica. Le Delica praticamente le ho prese da Creando con Azzurra, che era poi l'unico stand che vendeva insomma le Delica o comunque le perline per il peyote. Avevo visto queste bellissime Delica, le avevo comprate insieme anche delle altre ragazze. E perché ancora non avevo avuto l'occasione, poiché ho sempre acquistato da Hobby Perline le ha messe adesso, quindi è un prodotto nuovo, è uno di quei prodotti che ha inserito nel suo catalogo, diciamo così, però mi sono trovata malissimo. Cioè, ho chiesto anche alcune informazioni in giro, c'è chi si è trovato male, c'è chi invece dice di essersi trovato bene, vabbè, io vi darò la mia personale opinione. Mi sono trovata malissimo, quindi ho dovuto ingegnarmi per utilizzare queste perline perché insomma le ho pagate tra l'altro un occhio della testa e quindi mi stava dispiacendo buttarle o comunque che ne so, metterle in vendita. Non se le sarebbe comprate nessuno, quindi ho detto vabbè, le riutilizzo. Riutilizziamo quasi tutte le cose e vediamo di utilizzare anche queste Delica. Quindi in questo video vi mostro sia le Delica in questione, perché poi ne ho comprate tantissime, sia i lavori che ho fatto, sono dei bracciali in cui ho utilizzato queste Delica. E niente, quindi vi mostro sia le Delica per mostrarvi perché mi sono trovata male io a lavorarci con la tessitura e poi anche il prodotto finito per poterle riciclare. E niente, detto questo, sono contentissima di essere ritornata, insomma, a fare i video. Spero di farne tantissimi altri perché ho ripreso pian piano a lavorare. Sto facendo, per quanto riguarda la maglia, dei mezzi guanti. Sì, non è più il periodo perché comunque andiamo verso la primavera. Però avevo iniziato un progetto, volevo terminarlo. Poi, per quanto riguarda invece altri progetti, altre idee che ho cercato di fare praticamente il capriccio tubolare, ve lo mostro. Non so se si riesce a vedere. Questo qua è una parte, insomma, è di bracciale che dovrebbe essere chiuso, il capriccio tubolare. Che eventualmente poi se volete faccio un tutorial, vabbè, devo dirvi un sacco di cose su questo capriccio tubolare perché non è semplicissimo e niente, con il fimo non ho ripreso ancora a fare nulla, mi sta dispiacendo perché con il fimo prima insomma di questa pausa
avevo realizzato delle cose molto carine che volevo mettere in alcuni giveaway. Però sapete tutti voi che cosa sta girando sul web, sapete che giveaway a quanto pare non li vuole fare più nessuno perché ci sono delle regole, delle norme che a volte si capiscono, a volte sono poco chiare. Insomma, c'è una grandissima confusione. Una persona mi pare, Polvere di Stelle Mavi, mi pare che insomma abbia avuto dei problemi proprio riguardo a un giveaway che una persona l'abbia segnalata. Quindi è successo tutto un casino e questi giveaway non si possono, cioè non si possono, sono tenuti parecchio d'occhio. Quindi mi sta dispiacendo perché volevo regalarvi delle cosine, avevo fatto delle cosine veramente carine, dei bracciali, che comunque vi mostrerò e comunque non lo so, troverò qualche espediente per potervi regalare lo stesso, perché insomma lo stavo facendo con tanto entusiasmo, mi ero messo d'accordo anche con altre persone per poter fare dei giveaway in collaborazione e insomma non ci fermerà sicuramente una norma poco chiara, anche perché poi sono state chiarite delle cose, insomma vedremo come andranno le cose. E quindi con il Fimo niente, mi sono fermata a quelle che erano le creazioni precedenti, insomma era tutta una sorpresa, spero che rimanga una sorpresa perché al momento non vi dico che cosa ho fatto e basta, quindi mi sto dando alle mie perline, al mio peyote perché insomma mi mancavano tantissimo e in questo periodo ho voluto riprenderle in mano perché è una cosa che mi rilassa molto, una cosa che mi piace, puoi vedere, non lo so, dal nulla uscire una creazione. È bellissimo. Vabbè, comunque non vi sto ad annoiarvi per altro tempo perché sennò diventa un video di chiacchiera, non diventa un video di creazioni. Vi lascio al video descrittivo e ci vediamo al prossimo video. Allora, eccomi qua a mostrarvi le delica di cui vi avevo parlato. Allora, tutti i colori che ho acquistato sono questi. Diciamo che queste delica sono delle, mi pare, silk satin, insomma, è come se fossero setose. In effetti sono bellissime alla vista, a vederle. Le prime che ho praticamente utilizzato sono queste. Vediamo se riesco a farvele vedere un pochino più da vicino. Queste qua sono, mi pare, AB, una colorazione AB, un bianco colorazione AB, sono bellissime queste qui, eccole. Il codicino ve lo mostro, ops, ve lo mostro subito, è di B0670, le ho pagate 2,80 euro. Insomma, mi sono piaciute, erano, queste sono le più belle in assoluto, devo dire la verità. Poi ci sono queste qua che sono un color salmone. Vediamo se si vedono. Praticamente, viste così, il colore è bellissimo. Nel momento in cui però vengono utilizzate, quindi si utilizzano una per una, il colore è molto meno acceso, cioè sembrano come se fossero trasparenti. Quindi, cioè, mi sa che ho fatto proprio un errore ad acquistarle. Tra l'altro, queste sono quelle che ho pagato più care, 3,95 euro. Cioè, per, mi sa che sono 5 grammi, cioè veramente uno sproposito. Mi sa che ero drogata quel giorno perché ho comprato anche queste che sono uguali. Si sta scaricando la batteria. Un attimo che metto sotto carica. Allora, mi sa che non ci riesco a mettere sotto carica. Ok, e vi stavo dicendo che c'è anche questo colore uguale a questo, perché praticamente sono veramente molto trasparenti. Vediamo se riesco a farvele vedere da vicino. Ecco, viste così nell'insieme sono bellissime. Mi sta cadendo la videocamera. Vedo di sistemarla. Viste nell'insieme sono praticamente bellissime, però nel momento in cui poi le prendete in disparte sono quasi trasparenti, quindi il colore si nota molto molto di meno. Questo è il codice 0831, sempre prefisso di Brindisi, 3,95 euro, anche questo è uno sproposito. E poi ci sono queste che sono veramente carine, io non so, le ho utilizzate quasi tutte, quindi poi vi faccio vedere come le ho utilizzate. Accendiamo la lucina. Eccole qui.
Non lo so che colore sono, tra un verde, un marroncino, un perlato, un madreperlato, sono molto carine, però hanno sempre quel problema 0671 a 3,40 euro. E poi ho preso anche queste verdi che sono 828, 3,95 e queste qua gialline che penso le utilizzerò per fare i miei fiorellini perché comunque per il peyote fanno schifo. Allora, ve le ho messe alcune di questo colore sul filo per farvi vedere perché non mi piacciono. Allora, vediamo se riesco a farvi vedere da vicino. No, così non ci riesco. Vediamo. Allora, io vi ho preso qualche delica. Ora mi direte, vabbè, ma quelle che sono rotte ci stanno in tutte magari le confezioni. È normale vedere magari qualche delica che è un pochino più grande, un pochino più rotta, eccetera, ma queste sono veramente tantissime. Cioè, nel momento in cui le mettete una a fianco all'altra, al di là di questa che è proprio rotta, le altre sembra che siano state tagliate male, ma malissimo proprio. Spero di starmi ferma con le manine in modo da farvi vedere. Cioè, sono nella parte, diciamo, tagliata. Ecco, sembrano proprio molto molto imperfette. Non sono per nulla perfette. Vediamo se si riesce a vedere. Ecco qui. Cioè, sembra che quando ho fatto una lavorazione, ho lavorato al peyote circolare per incastonare un cabochon. Poi alla fine la lavorazione iniziale, cioè quella fatta senza utilizzare altre deli, la prima, insomma, il primo giro è venuto abbastanza stretto, abbastanza bene. Gli altri giri invece sono venuti addirittura più larghi perché una a fianco all'altra poi non riescono a stare in una maniera perfetta. Voi sapete che le delica si devono inserire perfettamente l'una insieme all'altra, no? E invece queste qua non sono per niente perfette. Ora vi mostro queste altre, che per dire sono le altre delica, quelle che sono buone. Allora, eccomi, vi ho messo praticamente sullo stesso ago sia quelle silk satin che ho acquistato, sia quelle normali, che sono queste qui bianche, insomma, era l'unico colore che avevo sotto mano. Per mostrarvi la perfezione di quelle bianche, il modo in cui sono tagliate, il modo in cui sono rifinite, e invece l'imperfezione di queste altre. Io spero che riusciate a vedere, perché tra zoom della fotocamera, eccetera, però si vede tantissimo, cioè vedete queste qui. Non combaciano perfettamente tra di loro, quando invece quelle bianche se le mettete tutte insieme, cioè stanno alla perfezione, quindi nel momento in cui si lavorano, a parte che rompono il filo, io utilizzo spesso il filo da pesca, no? Che è questo qui, questo trasparente, cioè sono riuscite anche a rompere il filo da pesca, che insomma lo sfilacciavano proprio, una cosa impensabile. Quindi ci sono rimasta proprio molto delusa. Fatemi sapere le vostre esperienze. Può essere che magari sia una partita sbagliata di perline, può essere che magari quelle che avete acquistato voi da altri siti non siano così, però a me non sono piaciute per niente. Quindi, detto questo, vi faccio vedere che cosa ho fatto per poterle riutilizzare, fermo restando che non ho potuto riutilizzarle tutte. Ho cercato di fare i miei soliti fiorellini e ho cercato di farli con quelle color salmone, però non mi stava piacendo. Ecco, questo è qualche petalo che ho iniziato a fare. Vedete, il color salmone, queste erano quelle che mi ho mostrato prima, qui si vede molto di più, è molto più acceso, qui invece è come se si perdesse, insomma. Ecco, forse si riesce a vedere meglio. Cioè, è come se si perdesse il colore, se fosse come quasi trasparente. Quindi poi alla fine non mi è piaciuto fare i fiorellini. Come le ho utilizzate? Vi faccio vedere, ho utilizzato per fare dei bracciali con la spirale turca. E i bracciali sono questi qua. Allora, il primo che ho fatto è stato questo. Vediamo un pochino. Ho utilizzato delle pietre di sole blu, spero che si riescano a vedere, che belle con i brillantini, e la loro caratteristica ovviamente, a me piacciono tantissimo. E poi ho utilizzato le prima delica che vi ho mostrato, quelle più belle in assoluto, che sono la colorazione AB, queste qui. Le ho utilizzate e quindi è venuta questa bellissima spirale. Allora, premetto, il filo che ho utilizzato, scusatemi, è un filo bianco,
è un filo proprio per uncinetto, quindi non è per la tessitura di perline. Quindi si vedrà il filo bianco, però insomma, questa lavorazione non si nota tantissimo, ma non ho voglia di acquistare altri fili per il crochet, per la tessitura, insomma. Al momento non mi è possibile, quindi ho utilizzato quello che avevo a casa. Questo è il bracciale finito e qui ci ho messo praticamente il moschettone e poi una pallina Stardust perché lo terrò per me. Ah, le coppette che ho utilizzato, anche queste non sono propriamente perfette per questo tipo di lavorazione, però erano le uniche che avevo grandicelle, quindi niente, ho utilizzato queste in tutti e quattro i bracciali. Non si nota molto il filo di dentro, eh. Non si vede, però insomma andrebbero quelle un pochino più chiuse in modo da chiudere tutta la lavorazione e farla venire perfettamente coperta. Però insomma mi posso accontentare essendo un progetto di riciclo, diciamo così. Poi l'altra che ho fatta è questa qui, vi sto dicendo in ordine perché ho utilizzato queste perline. Dapprima ho cercato di fare il fiorellino non mi stava piacendo, poi ho cercato di unirle con praticamente delle perline bianche, mi pare. Queste qua sono da circa 8 mm, queste invece sono delle perline sfaccettate, non sono Swarovski, sono di vetro. E poi ho detto, mamma, vediamo, mettiamole insieme perché finché le mettiamo sul filo non si nota tantissimo l'accostamento. Nel momento in cui si fa la spirale, poi magari l'accostamento si vede se piace oppure no. Diciamo che è quello che mi piace di meno. E quello che è venuto meno bene perché comunque i colori si assomigliano molto, però vi giuro, queste delica sono difficilissime da usare. Cioè, per abbinarle, se si mettono insieme ad un colore scuro, perdono proprio completamente. Se si mettono insieme al bianco anche. E sono veramente, insomma, particolari. Poi ho messo questa chiusura a T con il fiorellino. E quindi questo è l'altro. Poi ho utilizzato invece le delica sul verdino, marroncino, colore indefinito. Comunque se cercate il codice sicuramente ci sarà scritto. Queste qui erano 0671, ci sarà scritto che tipo di colore è. E qua ho utilizzato delle perle di Onice, quindi nero. Questo è l'accostamento. Qui il filo bianco si vede un pochino di più, però vi ho detto non mi stavo scocciando prendere altro filo. In questa lavorazione comunque, nonostante anche qui le perline cercano di rovinare il filo, però insomma bisogna solamente lavorarle all'uncinetto. Il tutorial della spirale turca lo trovate sul canale di Raffa la Giraffa, quindi si possono tranquillamente riutilizzare, insomma in questo modo non vi rovina molto la lavorazione. Certo, è uno spreco acquistare le delica per fare questo. E ci ho messo l'altra chiusura a T-bar con questa farfallina. E l'ultimo, infine, bracciale è questo qui, con delle perline in pasta di turchese e sempre queste qui verdi. Vediamo se faccio lo zoomino. Ecco qui. Beh, devo dire che questo accostamento mi piace molto. Naturalmente, se utilizzate il filo appropriato, perché quello bianco qua ci sta proprio male, dovrebbe venire veramente una bella lavorazione. È un colore molto bello, peccato che non si possa utilizzare cioè non mi va proprio di utilizzarlo per le incastonature. Qui anche ho messo una chiusura a T-bar molto semplice. Quindi ho messo tutta una chiusura a T-bar, tranne a quello che terrò per me, che è questo qui, il primo. Con le pietre di sole blu. Ultimamente mi sta piacendo molto il colore blu, quindi mi sto facendo praticamente tutto di blu, anche le unghie avete visto. E niente, quindi secondo me, insomma, le utilizzerò se non trovo altri metodi per riutilizzarle con i miei fiorellini. Continuerò ad utilizzare questa tecnica. È una lavorazione abbastanza semplice rispetto alla crochet, perché comunque è uguale alla crochet, però
nel momento in cui, cioè nella croce, dovete dapprima prendere una perlina e fare la vostra chiusura con l'uncinetto, un'altra perlina, eccetera. Qua invece se ne prendono un pochino di più, quindi una lavorazione un pochino più veloce, non tantissimo, però è un po' più semplice. E poi l'effetto è veramente carino. Questa andrebbe fatta con gli Swarovski. L'ho fatta con tre tipi di Swarovski, un blu che è bellissimo, però non ce l'ho qui con me, quindi non ve lo posso far vedere. Un verde, ho fatto il verde, e poi le perline erano delle rocaglie, praticamente silver lined, un crystal silver lined, bellissime. E poi l'ho fatto con i crystal. Al momento non ce li ho qui con me perché sono in negozio. Comunque, appena è possibile, vi farò vedere anche quelle che sono bellissime. Ho voluto sperimentare con le perle tonde, ed è una lavorazione molto carina. Provatela, fatemi sapere se questa idea vi piace per poter riciclare le deliche che magari non vi piacciono. Certo, sarà un problema dover riciclare queste qui gialline, queste qui verdine, non so da come mi è venuto di prenderle, cioè sul catalogo erano bellissime, però vi giuro quel giorno ero drogata e cercherò un modo per riutilizzare anche queste qui. Quindi ci vediamo ai prossimi video, ho in mente tante bellissime cose da farvi vedere e un bacio a tutti, ciao ciao ciao!